Sapete perfettamente che io di solito non faccio teorie, ma stavolta devo farla. Ci è stato detto dai Rubini che Diamante Rosa è stata distrutta da Quarzo Rosa. E Perla e Garnet confermano la cosa, è stata sconfitta da Quarzo Rosa, è stata disintegrata da Quarzo Rosa e da nessun altro. Anche i Diamanti sono convinti che sia stata lei, ma è anche vero che sanno con certezza che sia stata distrutta con la spada di Rose Quartz, la famosa spada costruita da Bismuth. Il che è impossibile perché la spada è stata pensata appositamente per non distruggere le gemme. Quindi, se la spada è stata creata per non distruggere le gemme, ma la spada ha distrutto Diamante Rosa, beh, si crea una serie di piccole domande. E tutti quanti state facendo teorie sul fatto che possa essere stato qualcun altro. Per forza deve essere stato qualcun altro, non Quarzo Rosa. Però questo non spiegherebbe in ogni caso il motivo perché tutti ne sono convinti. C'è anche chi ha detto no, Quarzo Rosa forse ha preso le sembianze di Diamante Rosa e no. Per me la spiegazione più logica ed efficace, che sarebbe anche il motivo per cui le gemme erano così terrorizzate all'idea che Steven entrasse nella sua stanza, è che mettiamo il caso in cui Rose fosse riuscita a imbrogliare tutti quanti. Come sappiamo, all'interno della stanza di Steven si può creare qualsiasi illusione. All'inizio Steven non la sa usare con certezza. All'inizio Steven non la sa usare sul vero e è convinto di essere uscito dalla stanza e in realtà non è nemmeno uscito. Se Rose avesse usato la stessa tecnica? Se Rose avesse trovato una scusa per far entrare chissà quante gemme all'interno della sua stanza per poi farle uscire e convincerle di essere nel mondo reale? Se avesse trovato il modo di imbrogliarle e far credere che ciò che accadeva all'interno della stanza fosse vero, lei avrebbe potuto tranquillamente imbollare Quarzo Rosa, ma far vedere a tutti quanti che era stata distrutta. Quindi chiunque fosse presente in quel momento ha visto perfettamente Diamante Rosa venire distrutta da Quarzo Rosa, quando in realtà non è mai successo. Quando in realtà è successo tutto quanto all'interno della stanza. E potrebbe essere un piano di Quarzo Rosa, potrebbe essere successo per sbaglio. Sta di fatto che si spiegherebbe tutto. Si spiegherebbe il motivo per il quale è possibile che Diamante Rosa sia stata distrutta da una spada. Si spiegherebbe il motivo per cui tutti hanno visto che è stata distrutta da una spada e nessuno ha il minimo dubbioso di questo. Si spiegherebbe il motivo per cui le gemme non volevano che Steven entrasse nella sua stanza fino a questo punto, perché posso capire un minimo di terrore, ma effettivamente era parecchio in quell'episodio. E questo spiegherebbe il motivo per cui è sparita la spada di Rose. Essendo la spada quella stata usata per distruggere Diamante Rosa, se qualcuno avesse preso la spada e l'avesse controllata, avrebbe scoperto che non poteva distruggere una gemma. Quindi ha senso che lei l'abbia nascosta all'interno di Leone. Voi che mi dite, pensate che sia una cosa sensata?